io ricordo che oggi è sabato e domani è domenica e stiamo con le feste perdendo il senso del tempo. Noi speriamo molto per via del trasporto di gioia soprannaturale, è da temere però che siano anche altre ragioni che ci fanno perdere del tempo. Non sappiamo più quando è sabato e domenica, quali sono le feste. Dunque oggi è sabato 6 gennaio, la festa dell'Epifania, e domani è domenica nell'ottava dell'Epifania, e dunque festa della Santa Famiglia, Santa Messa dunque anche alle ore 10:30. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Dunque, nel pieno svolgimento, dispiegamento della grandezza, della bellezza, della gloria e dunque della luce, del mistero dell'incarnazione, dopo aver dunque celebrato non solo in tre sante messe, come ben ricordate, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, ma anche nel giorno dell'ottava la sua circoncisione, passando alla festa del protomartire Santo Stefano, di San Giovanni, dei santi innocenti, che sono dunque anche già di nuovo ricordati indirettamente oggi con il falso ipocrita debole Erode, che teme anche a giusto titolo Dio, ma lo teme male. Invece di temerlo inginocchiandosi, lo teme combattendolo invano, creando la più bella primizia della schiera dei martiri e annunciando così anche e divulgando la buona novella che dunque il re dei re, che è Dio, è venuto a nascere. E vedete, con l'Epifania continua dunque, si dispiega, come ho detto, si esplica il mistero dell'incarnazione, perché oramai ecco già che il Dio fattosi uomo, prima ancora di aprire bocca, prima ancora di parlare, di insegnare, ma attraverso i profeti, attraverso i pastori, attraverso perfino dunque la materia morta, attraverso gli astri, porta al suo presepe anche i pagani, anche i magi, anche i re d'Oriente, anche i grandi saggi dunque di quei tempi, ad adorarlo come Dio. E quello che vogliamo fare anche noi, continuando a baciare il bambino Gesù anche dopo la messa e rincuorandoci in questi tempi, che comunque sono quella notte nella quale viene a splendere la luce del Dio fattosi uomo, quella notte però anche di malvagità, di malizia, di accecamento mentale, nel quale viene risplendere la gloria e la luce della gloria di questo Dio fattosi uomo, per la, ecco, per il modestissimo mezzo del credo che cantiamo, della fede che confessiamo, di quel modestissimo mezzo di un po' di acqua e di vino che con le parole della consacrazione sono cambiate nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo, lì cogliamo cosa? Lì cogliamo il re dei re, il Dio da Dio, il vero Dio da vero Dio, la luce dalla luce, il Dio che dunque confessiamo nel primo nel secondo articolo del credo che abbiamo meditato insieme, colui che è il Verbo attraverso il quale tutto fu fatto, mentre lui stesso non fu fatto, ma alla differenza della creazione che dunque Dio trae dal nulla, invece il figlio unigenito procede dal Padre, senza soluzione di continuità, lui è Dio e pertanto sono due persone. E vediamo e cogliamo sin dal mistero dell'incarnazione che celebriamo, che
che meditiamo, che adoriamo, che in queste prime grandi verità che confessiamo nel Credo, che Dio, d'un lato, è il creatore del cielo e della terra, ma che il Figlio non è creato dal Dio, ma che il Figlio procede da Dio ed è Dio. E che Dio è tre persone. C'è dunque, non ci sono più dei, ma c'è una molteplicità in Dio, che sono le tre persone che appunto danno origine alla vita che è in Dio. Questa semplicemente superiorità di Dio è stata tanto invidiata, all'inizio più splendente e più luminosa creatura che non è proceduta da Dio, ma che è stata creata dal nulla, che si vedeva bellissima, si vedeva intelligentissima, splendente, però si rendeva conto alla differenza della seconda persona della Santissima Trinità, io sono stato creato dal nulla. Cioè, io sono nessuno. La seconda persona della Trinità è Dio. Io, per quanto ho sotto di me una sterminata quantità di angeli, ma anch'io niente. Non sono niente perché sono tratto dal niente. Questo non va bene. Voglio anch'io essere come Dio. E allora io non lo servo, non viene neanche in mente di servire Dio, voglio essere come lui. Povero Satana, ed era la sua rovina eterna, non temporanea come di Adamo ed Eva. Però questa lotta fra Satana o di Satana contro Dio, le fedeli, continua e non ha mai cessato, e lui continua con la sua invidia a insidiare a Dio e non ha mai smesso e ha sempre cercato di insinuare quello che lui negava nella mente delle persone, magari le più intelligenti e più colte, e così sin dai primi secoli a vari eresiarchi, che sia Fotino, che sia Sabellio, che sia Ario. No. Tu non devi adorare questo qua come Dio. O tu non credere che questo sia anche uomo, non è uomo. O non è Dio, è un uomo. Ogni modo, non adorare Gesù Cristo come Dio. Questo è il principio. È riuscito a trarre tanti così in inganno. E non per ultimo è riuscito a entrare in inganno la mente naturale stessa, facendola capitolare davanti alla sua così bella capacità di riconoscere le cose come sono. No, le cose non sono. No, tu pensi che le cose sono e non sono, è tutta un'idea, tutta una fantasia. Nasce la filosofia moderna, nasce il modernismo. Ma no, non è che Dio esiste, è un modo di dire, ma non è che Dio esiste. Sì, ma così anche i Vangeli, non è che Dio camminava, Gesù camminava sulle acque, è un modo di dire, un modo di pensare, un modo di esprimersi come tanti altri. Cloaca massima delle eresie, massima perversione. E non per caso, massima vittoria, almeno fino adesso, di Satana sul pensiero umano e nel pensiero umano, sul pensiero o nel pensiero cristiano, cattolico. Grande sua vittoria, più grande di tutte le eresie precedenti. Per fortuna che sono poi razionalisti, magari gente che non ha la fede, che ci dicono, no, guardate che sbagliate perché Gesù Cristo è veramente esistito, e i suoi Vangeli sono veridici. Leggete cosa scrive San Pietro, il pescatore, che non è un cattedratico, che dice che è vero quello che dice, poiché non è dando retta ad argute favole, dice San Pietro. Io non sono, di San Pietro, io non sono allievo di Heidegger, di Rana, di Ratzinger, di Dürbach, dice San Pietro. No,
Io non do retta a argute favole, alfa omega, che vi abbiamo esposto la verità e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma per essere stati spettatori della grandezza di Lui. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, essendo discesa a Lui dalla maestosa gloria quella voce: questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciute, ascoltatelo. E questa voce procedente dal cielo noi la udimmo mentre eravamo con Lui sul Monte Santo, dice il pescatore con i piedi a terra anziché in mare, pieno di realismo. E io devo andare a chiedere, credere ai grandi professoroni da stipendi megalattici delle cosiddette università che questo qui è tutta un'invenzione. E San Giovanni Evangelista chiude il suo Vangelo con le parole: questo è quel discepolo Giovanni, perché si parlava di lui, che Gesù diceva: e lo voglio che rimanga così, tu Pietro seguimi, che attesta queste cose, il Vangelo, e le ha scritte, e sappiamo che è veridica la sua testimonianza. Devo mettere ancora in dubbio dunque quello che dicono i Vangeli. E San Luca negli Atti degli Apostoli: ho parlato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare sino a quel giorno in cui, dati per mezzo dello Spirito Santo i suoi ordini agli apostoli che aveva eletti, fu assunto. Dunque dall'inizio fino all'ascensione io ti sto dicendo per filo e per segno tutto quello che ha detto e quello che ha fatto. Allora non devo neanche credere a San Luca, non devo credere a San Pietro, non devo credere a San Luca, non devo chiedere a San Giovanni, non devo neanche credere a San Paolo, che innanzitutto li perseguitava a sangue questi cristiani, perché il professore Ratzinger ha ragione, perché il professore Heidegger ha ragione, perché il signore di Lubac ha ragione, perché sono venuti 1900 anni dopo e si sono resi conto che pensare non è vero. Veramente no. Ma vedete, perché ricordare questo? Perché è una vittoria di Satana aver solo insinuato quel dubbio nelle menti. Su un miliardo di cattolici che girano al mondo, una stragrande maggioranza gira col dubbio: sì sì, io credo, però, ma forse anche che non è così, e se non è neanche così non fa niente, io credo lo stesso. No, fa tantissimo, perché se tu non sei certo di quello che credi, non credi. No, ma fa niente, io intanto mi attacco a qualche cosa che poi mi dà un po' di forza quando sono scoraggiato. Non tu ti attacchi a un bel niente. Se mai ti attacco in questo modo, a favole. Perché la più grande favola è voler dire che l'Evangelo va benissimo, ma probabilmente è una favola. Questa è la più grande favola, l'inganno che si può fare. L'Evangelo non è una favola. E non è forse vero. È vero il Vangelo. Vedete, se abbiamo potuto arrivare dove siamo arrivati oggi, senza elencarvi che quello che è l'apostasia del concilio, delle riunioni di Assisi, delle dichiarazioni su un Dio che non sarebbe cattolico, a arrivare perfino a un vescovo di Treviso che vieterebbe agli alpini di pregare la loro preghiera, se si arriva a tutto questo, è una vittoria di Satana che ha combattuto in questo modo che abbiamo appena descritto. E vedete, lì celebrare i sacramenti e le feste liturgiche sono il primo antidoto e la prima risposta a questa guerra che fa Satana a Dio, alla sua Chiesa, ai popoli della Chiesa, ai popoli di Dio, tutti. Ieri era la vigilia dell'Epifania, cari fedeli, è il giorno nel quale si procede a una molto solenne benedizione dell'acqua.
l'acqua benedetta, però con una preghiera tutta speciale. Questo scopo, al fondo della chiesa è stata allestita una bellissima mensola con il recipiente d'acqua santa, dal quale poi, se volete avere l'acqua santa a casa, potete attingere. Ebbene, è stata benedetta ieri con una benedizione che dura quasi più di mezz'ora, perché è preceduta dal canto delle Letanie dei Santi, seguita da tre salmi nel quale si canta e si invoca la grandezza del Dio degli eserciti, che facendo tremare le montagne, anzi facendo tremare i mari, che a loro volta fanno tremare le montagne, che fa vedere la sua potenza, invece dà rifugio e certezza e sicurezza al suo popolo, nella sua chiesa, che nei più grandi trambusti non vacilla. E poi si procede alla benedizione dell'acqua con una preghiera che vi voglio leggere, cari fedeli, perché è quella composta dallo stesso Leone XIII, quando dunque il ministro si rivolge all'elemento dell'acqua, esorcizzandola con le parole: noi ti impugniamo di fuggire, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale, con tutte le tue legioni, riunioni e sette diaboliche, in nome e potere di nostro Signore Gesù Cristo, sii sradicato dalla Chiesa di Dio. Allontanati dalle anime riscattate dal prezioso sangue del divino agnello. D'ora innanzi non ardire perfido serpente di ingannare il genere umano, di perseguitare la Chiesa di Dio e di scuotere e crivellare come frumento gli eletti di Dio. Te lo comanda l'Altissimo Dio, al quale nella tua grande superbia presumi di essere simile. Te lo comanda Dio Padre, te lo comanda Dio Figlio, te lo comanda Dio Spirito Santo, te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne, che per la salvezza della nostra razza perduta dalla tua gelosia si è umiliato e fatto ubbidiente fino alla morte, che edificò la sua chiesa sulla ferma pietra, assicurando che le forze dell'inferno non avrebbero mai prevalso contro di essa e che sarebbe con essa restato per sempre fino alla consumazione dei secoli. Te lo comanda il segno della sacra croce, il potere di tutti i misteri di nostra fede cristiana. Te lo comanda la eccelsa Madre di Dio, la Vergine Maria, che dal primo istante della sua immacolata concezione, per la sua umiltà, ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Te lo comanda la fede dei santi Pietro e Paolo e degli altri apostoli. Te lo comanda il sangue dei martiri e la potente intercessione di tutti i santi e sante. Dunque, dragone maledetto e tutta la legione diabolica, noi scongiuriamo te per il Dio vivo, per il Dio vero, per il Dio santo, per il Dio che tanto ha amato il mondo da sacrificare per esso il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Cessa di ingannare le umane creature e di propinare loro il veleno della dannazione eterna. Cessa di nuocere alla Chiesa e di mettere ostacoli alla sua libertà. Vattene, Satana, inventore e maestro di ogni inganno, nemico della salvezza dell'uomo. Cedi il posto a Cristo, sul quale nessun potere hanno avuto le tue arti. Cedi il posto alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, che lo stesso Cristo conquistò col suo sangue. Umiliati sotto la potente mano di Dio, trema e fuggi all'invocazione che noi facciamo del santo e terribile nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno, ai cui le virtù dei cieli, le potenze e le dominazioni sono sottomesse, che i cherubini e i serafini lodano incessantemente dicendo: santo, santo, santo è il Signore Dio delle celesti milizie. Questa è la preghiera che il Papa Leone XIII, se non erro nel 1884, dunque dopo aver avuto la visione di
Satana, al quale è stato dato un periodo di tempo per tentare l'umanità, anche gli uomini di chiesa, ha voluto comporre e dunque far recitare, e che oggi questa preghiera si trova nel rituale romano, dunque nella collezione ufficiale delle preghiere pubbliche della Chiesa, per la benedizione dell'acqua santa il giorno dunque della stessa vigilia dell'Epifania. Una grande, cari fedeli, per noi consolazione. E questa, la luce che sorge a Gerusalemme, come abbiamo letto nell'epistola citando il profeta Isaia. E vedete, noi ci rivolgiamo con tanta speranza in questo e in quest'altro, nel Putin e chi è con lui. C'erano tempi dove si cantava il sole giocondo che sorge a Roma, il duce che aspettiamo, che... Per carità, sì, sì, ma chi è il duce? Il duce, dico, è Gesù. Il Dio degli eserciti, chi è? Putin. Facciamo ridere i polli. Il Dio d'esercito è Dio, che poi dà, sì, se lo vuole, al Putin di turno, come l'ha dato a Principe Eugenio di Savoia, o come l'ha dato alla Giovanna d'Arco, o come lo darà a chi vorrà, che susciterà le vittorie nel suo... Benissimo. Ma a chi c'è a rivolgersi? È a Gesù Cristo, che i grandi vincitori anche facevano. La cristianità chi si è rivolta per vincere i turchi nelle grandi battaglie? Si sono rivolti a Dio. Poi vi erano i grandi condottieri, uomini di guerra, anche i santi. Ma San Marco d'Aviano a chi si è rivolto? A Dio. E a chi ha fatto rivolgersi Santo Marco d'Aviano? A se stesso, ma mai della vita. Ha fatto rivolgere tutti a Dio. E in nome di Dio i turchi sono stati sconfitti. E in nome dello stesso Dio, la setta satanica che qui viene esorcizzata da Leone XIII, ed è, dobbiamo pur dirlo, e purtroppo bisogna dirlo, la setta satanica è la Chiesa conciliare, che insinua questi errori e che tenta e sta tuttora tentando e anche omnibulando e col tempo tirare a sé anche persone di buona volontà. Solo che se sono di buona volontà, prima o dopo usciranno dal filetto di questa setta diabolica e satanica. E i papi hanno ben chiamato il modernismo setta diabolica. Ed è ben questa setta che regna nel cervello di un Francesco Bergoglio e dei suoi predecessori. E che sta determinando il disfacimento dell'immagine della Chiesa. È vero che questa Chiesa non è la Chiesa, ma sta distruggendo l'immagine della Chiesa. Ed è di grande, grande necessità che questa preghiera di Papa Leone XIII, attraverso anche l'acqua che vi invito a portarvi a casa, abbia presto il suo effetto a esorcizzare, a scacciare quella setta diabolica per la salvezza delle anime. E la cosa che noi dobbiamo fare è pregarla, però anche poi noi, in nome di questo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, in nome di quella Santa Croce, in nome di quella Santa Vergine Maria, in nome di tutti questi sacri misteri, in nome dei quali dunque Satana viene scacciato da quell'acqua che è a vostra disposizione, quelle realtà le dobbiamo assimilare, le dobbiamo conoscere, le dobbiamo amare, le dobbiamo studiare, le dobbiamo vivere. E a
questo che dunque vi invito questo giorno della Santa Epifania, affinché veramente nei nostri cuori, nelle nostre menti, quella gloria, quella luce, quella pace, annunciata già dagli angeli ai pastori, possa risplendere in noi come risplendete dal divin bambino Gesù, come risplendete nella Sacra Famiglia e come dunque è anche poi stata trasmessa da Gesù Cristo attraverso i sacramenti, quando poi lui anche ha santificato le acque, quando ha istituito il battesimo, tutti i misteri che adesso già settimana prossima festeggeremo, quando durante il suo battesimo appare anche lo Spirito Santo. A questo scopo, cari fedeli, dunque domenica prossima non ci sarà solo l'acqua santa a vostra disposizione, ma anche per aumentare la devozione ci vi sarà uno Spirito Santo, un San Giuseppe con il bambino Gesù, che dunque ci permetterà qui di onorare, venerare meglio la Santa Famiglia e adorare anche lo Spirito Santo. Che Santa Vergine Maria dunque ci ottenga tutte queste grazie, nel nome del Padre, Figlio, Santo così sia. Sia lodato Gesù Cristo.